Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove parlo del rinnovo di Kessié. Kessié, ragazzi, si stava parlando di rinnovo in questi giorni, è andato l'agente a Milanello, anzi a Milano, e Kessié ha rinnovato, poi ha giurato anche amore al Milan, ma queste sono cose proprio inutili, a parer mio. Inutili, perché ogni calciatore normale, no, dopo il rinnovo, dice cose belle da parte della società, della squadra, perché ha avuto accontentato, sicuramente ha avuto le cifre richieste e si è accontentato con le cifre che ci dà la società Calcio Milan. È una cosa normale che poi visto che la società lo ha accontentato, dice spende le parole buone per il Milan, in questo caso per il Milan. Ragazzi, veramente una bella complimenti al Milan che non ha perso un altro calciatore a zero. Perché il rischio c'era di perderlo a zero, però stavolta il giocatore voleva rimanere, il calciatore voleva rimanere ed è rimasto. Sicuramente la volontà del calciatore ha fatto la differenza, però comunque poi ci volevano anche il cash da parte della società che doveva cacciare un po' i soldi. Perché ovviamente, perché poi il calciatore sicuramente poi sceglieva il lato della cessione, voleva essere ceduto. E sicuramente poi se ne andava a zero, le squadre che erano interessate se lo prendevano a zero. Se lo prendeva a zero. E il Milan, se poi l'anno prossimo se lo vende, non lo perderà a zero. Se le squadre l'anno prossimo lo vogliono, devono cacciare cash. Quindi è una cosa buona che ha rinnovato Kessié da parte del Milan e sicuramente al centrocampo è fantastico, è fantastico. È anche rigorista, tra l'altro, anche rigorista. La passata stagione ha sbagliato solo, mi sembra, un rigore contro la Juve. Se mi ricordo bene, ma mi sembra di sì. E niente, poi sì, non ha sbagliato rigori l'anno scorso, ha sbagliato pochi rigori, tra l'altro mi sembra solo uno contro la Juventus, che aveva tanta pressione addosso, però poi contro l'Atalanta è stato lucido al 92esimo, anzi non lo so se era al 92esimo, mi sembra alla fine della partita, doveva chiudere la partita del Milan, lo fa con due rigori di Frank, che sì. Incredibile, straordinario il presidente Frank Kessié, veramente Frank Kessié sui rigori li sa battere, è fantastico sui rigori. E ragazzi, ora le cifre non si sanno ufficialmente quale cifra è stata accettata, che si è accettato, quale cifra perceverà per il rinnovo. Ho 6, mi sembra proprio 6, mi sembra 6, e mi sembra o 6 o 4, ma penso più 6, perché penso che il calciatore dopo un'annata così ti chiede 6 milioni. Chiede 6 milioni e complimenti al Milan che si sta muovendo bene su questo calciomercato. Su questo calciomercato. Complimenti. Giroud e Magnain hanno fatto ingresso a Milanello, quindi già si stanno allenando con la squadra. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like. Se vi va, iscrivetevi al canale. Se vi interessano i miei contenuti, attivate anche la campanellina, così vi arriva la notifica. E niente, ragazzi, mi avete visto un po' assente in questi giorni perché sto al mare. Perché sto al mare. Poi, dopo
Dopo ritorno di nuovo attivo, attivo tutti i giorni, come facevo sempre. E niente. Ciao ragazzi.